Il blues è stata una grande passione, eravamo in pochi negli anni 70 a fare questa musica, era una cosa veramente nuova e mi ricordo capitai a Pistoia in un piccolo teatro con forse 10 persone, suonavo con la dobro e l'armonica e tra quelle persone c'era un amico di Giovanni Tafuro che poi è stato l'organizzatore del Pistoia Blues. Il termine gypsy per il blues è sicuramente molto appropriato perché questi bluesman che venivano dall'America erano sbandati e stavano in giro alla ricerca di qualcosa che non trovavano lì negli Stati Uniti, infatti in Europa hanno trovato molto più spazio e hanno portato anche a noi questo messaggio comunque di sincerità e di passionalità in questa musica molto coinvolgente che ha coinvolto molti musicisti non solo da noi ma soprattutto in Inghilterra. Beh, l'influenza latina nella mia musica è una cosa abbastanza recente perché ho conosciuto dei musicisti qui a Roma, musicisti forti latini come Ciarán Gabbanera con cui ho suonato a Capannelle e poi ho conosciuto tanti percussionisti, mi sono innamorato tantissimo delle percussioni afrocubane e ho cominciato a usarle e di lì il passo vicino a Santana è molto facile da immaginare. Santana, all'inizio non ero un grande appassionato di Santana quando lo ascoltai le prime volte negli anni 70, invece ultimamente l'ho riscoperto e soprattutto questi ritmi afrocubani danno una grande energia e l'ultimo CD è molto, molto preso da questa cosa. Io volevo fare il calciatore, ho sentito e suonavo da un anno la chitarra, ho sentito Jimi Hendrix e l'anno dopo ho smesso di fare qualsiasi altra cosa e ho cominciato questa carriera senza mai aver finito. Il tocco uno strumento è tutto, perché poi basta che fai una nota, ma quella nota ha 20-30 anni di storia, cioè è come un pittore quando fa soltanto una linea. È il continuo esercizio, la concentrazione che c'è sempre sulla musica, il valore che dai a una nota. Ma io ho sempre fatto, come penso tutti i musicisti debbano fare, una fusione mia particolare, una mia visione della musica. Il blues è l'anima, è la mamma, è il punto di partenza. Poi ho sempre mischiato a tanti altri generi. E faccio una fusione mia, quello che sento in quel periodo storico, in quel momento, quello che sento di più, che mi piace di più, di quello che c'è nell'aria. Following the moon, the only light I see. I'm out of the crowd, trying to find the pieces of my heart. CD suonavo con dei jazzisti, poi ho suonato con dei musicisti rock, poi con dei musicisti soul, però è sempre stato il momento, quello che mi sentivo più al momento, ma l'essenza è la stessa, infatti quando suono chitarra e voce poi i pezzi sono quelli, nudi e crudi, e il vestito ce lo puoi mettere come vuoi. Più grande, non c'è mai una classifica nella musica, sicuramente ci sono grosse personalità, nell'ambito della musica nera sono quelli più conosciuti, quelli che già sappiamo, dal classico B.B. King all'estrosissimo e fantasioso Jimi Hendrix, fino all'ipnotico John Lee Hooker, sono comunque loro i più significativi. Insomma. Ho
conosciuto il fratello, è stato proprio in questa stanza lì con me seduto tutta una notte, perché ha suonato il Big Mama, abbiamo suonato insieme, e mi raccontava di tutti questi riff, i riff originali che poi sono stati travisati dai musicisti rock. Poi andava sempre al bagno, non so perché. Il fratello Buddy è un grandissimo del blues di Chicago, forse dopo B.B. King è il più importante. John Mayall è quello che ci ha fatto ascoltare i primi dischi, i primi dischi di blues rifatti come gli originali, e mi ricordo da ricordi quando andavamo a scuola e andavamo a cercare questi dischi perché arrivava solo quello. Poi dopo chiaramente abbiamo scoperto anche gli originali, però è stato un grande diffusore e un grande musicista. Ho visto l'altra sera un filmato in cui B.B. King ringraziava i musicisti inglesi per aver diffuso il blues in tutto il mondo, e sicuramente l'hanno reso più malleabile anche col modo di cantare bianco a un pubblico più vasto, e oggi li ringraziano tantissimo. In the hot red smoky light, the music took control. Alvin Lee per me era un idolo quando ero proprio bambino, cioè a 15 anni, perché suonava velocissimo, e però poi insomma ho apprezzato più musica più lenta, più una ricerca di note. Però Alvin Lee era da impazzire, lo ascoltai con Daniel Safter al Palasport, fece un concerto grandioso. In ambito zero sono degli amici, vengono sempre qui al Big Mama, sono suonatori accaniti, fan di blues, girano il mondo nei club con grande passione e secondo me sono molto bravi. Beh, queste collaborazioni sì, riguardano un po' il passato. Forse la più bella è stata quella con Ginger Baker, che mi ha portato in giro per gli Stati Uniti e mi ha fatto entrare nel vivo di questo ambiente, e ho capito tante cose. Soprattutto ho capito da dopo quel tour che era importante scrivere cose mie nel mio carattere ben preciso mediterraneo. E da lì nasce proprio il disco No More Blue, dopo qualche anno di attività dal vivo, dopo che ho lasciato Ginger Baker, e di messa a punto dei pezzi, e lì nasce una nuova carriera per me. Infatti dopo No More Blue ho fatto parecchi album in uno stile completamente rinnovato, e lo rinnovo sempre. Every day we play the game, you make me feel so slick. Incontro con Salvatores, mi ricordo alla fine anni 80, io stavo facendo proprio il disco No More Blue, ci siamo incrociati per caso a casa di un mio amico direttore della fotografia, ho incontrato una persona, insomma è stato, lui ancora non era conosciuto, è nata questa cosa, è stata molto bella, abbiamo fatto due film e per me è stata una bella esperienza, penso anche per lui, perché Marrakesh Express comunque ha avuto un grande successo anche per la musica. Beh, quest'inverno ancora non lo so, ma quest'estate abbiamo fatto dei bellissimi giri, siamo stati a festival importanti, è stato molto divertente. Poi quando io salgo sul furgone con la band, la vita cambia, è tutta un'altra cosa. E questo è il bello anche di questo tipo di musica. Le cose più belle abbiamo fatto forse è stato il Festival di Dubai l'anno scorso, che è stato eccezionale insieme a grandi musicisti americani. Poi quest'anno è stato Isola Liri, molto bello, Policoro, Alba Adriatica, Genova, insomma abbiamo girato parecchio e il pubblico è cresciuto tanto, quello è un gran piacere. Soprattutto adesso apprezzano un po' di più quando fai cose originali, ti comincia a capire di più perché c'è più informazione anche sulle cose classiche. Cosa che per esempio in Nord Europa c'è molto di più che da noi, perché è da molto prima che si fanno i festival e ci sta questa influenza musicale. Il pubblico è diverso
dovunque vai è diverso. Vai a nord Italia o al sud è diversissimo, Europa e America è diversissimo. In America devi suonare molto tirato, se no la gente proprio non ti ascolta, soprattutto questo genere chiaramente. In Europa invece è tutto molto più tranquillo e più seduto e la gente sta più tranquilla e ascolta anche le sfumature. Al sud c'è più calore, cioè inutile, sono le cose scontate che però in effetti sono molto vere. Rispetto a 30 anni fa ho imparato molte cose. All'inizio la cosa che mi spingeva era la chitarra, per me l'improvvisazione di chitarra era la cosa istintiva che ho avuto subito, dopo pochi mesi che suonavo e che già lavoravo con questo, cioè, quindi quella è la cosa che ha tirato avanti tutto. Poi ho imparato piano piano a fare pezzi, a cantarli, a scriverli, a arrangiarli, ho fatto lo studio. Però la cosa istintiva, quella primaria che c'hai, quella ti rimane sempre come punta di diamante, insomma, e che è sempre quella che porta avanti tutto. Beh, le chitarre per me sono una grande passione, ne compro tantissime, ho 16 chitarre, tutte molto belle, Gibson, Martin, Fender, Dobro. Una in particolare, la Stratocaster Vintage, quella che uso per il solista, uso quasi sempre quella. Poi l'acustica, c'ho quella Martin lì che l'ho presa nel 70 in America, poi c'è quella Gibson, ci ho fatto il turco Ginger Baker, quella bianca ci ho fatto No More Blue. Ognuna c'ha una storia, il Dobro ci suonava addirittura con Edoardo Bennato negli anni 70, poi ce ne sono altre, c'hanno una loro storia, quindi poi me le tengo anche come ricordo, perché ogni periodo ha la sua chitarra comunque, il suo genere. Adesso questa è l'ultima che ho preso, perché nel prossimo tornerò forse un po' più ai suoni crudi, e questa è una chitarra proprio... Thank you.
And a house in the sky.